La gestione delle quarantene a scuola non è facile, ma diventa quasi impossibile se il Ministero fa e disfa le regole nell'arco di 24 ore. Su quanto è accaduto nei giorni scorsi c'è stata una levata di scudi generale da parte dei dirigenti scolastici di tutta Italia e non solo da parte loro. A inizio settimana il Ministero aveva emanato una circolare che prevedeva il passaggio alla DAD delle classi con un caso positivo. Pare però che la decisione di Viale Trastevere non sia piaciuta per nulla al presidente Draghi, che invece vuole garantire il più possibile la didattica in presenza. E così, subito dopo, il ministro Bianchi ha dovuto far scrivere ai suoi uffici una nuova circolare. Si attiva la DAD solo con 3 casi positivi. Con queste indicazioni contraddittorie su un tema così delicato, denuncia la FLC-CGIL, le scuole vengono di nuovo gettate in una situazione di caos e confusione che aumenta la già difficile gestione quotidiana dei contagi. Aggravata questa gestione anche dallo scarso supporto dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Questo sempre il pensiero di FLC-CGIL. Il sindacato USB per parte sua rincara la dose e aggiunge: il vero problema sono le aule scolastiche, spazi angusti dove la quantità di aria a disposizione di studenti e docenti è poca e il virus può circolare liberamente. Le bolle, gruppi piccoli e fissi di bambini, dei nidi e delle scuole dell'infanzia, non possono funzionare perché il personale non basta. Usiamo ancora tutti quanti mascherine chirurgiche, quando dovremmo avere le FFP2. I protocolli in ogni scuola sono diversi, spesso mal organizzati. Gli organici non sono stati potenziati. Il fatto è che ormai sono centinaia e centinaia le classi che devono sospendere l'attività in presenza, anche perché il contagio sta aumentando proprio fra i soggetti più giovani. In proposito vanno segnalate anche le parole della sottosegretaria Barbara Floridia. Sentiamo. Al 20 novembre abbiamo il 2,6% delle classi del primo ciclo in DAD e l'1,4% delle classi in DAD del secondo ciclo. Che cosa significa questo? Certamente che le classi del primo ciclo sono maggiormente in DAD perché non abbiamo una copertura vaccinale totale. Sappiamo che nel primo ciclo abbiamo sia la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado e invece sono meno in DAD le classi che a livello di vaccinazione sono più coperte, cioè quelle del secondo ciclo. Per cui leggevo che per esempio in Lombardia ci sono circa mille classi in DAD, ma parliamo del 3% rispetto al numero totale delle classi che, se non sbaglio, si aggira intorno ai 50.000. Quindi c'è un aumento, sì, è sotto controllo comunque perché le percentuali che le ho dato sono abbastanza basse, come è evidente. Chiaramente non possiamo abbassare la guardia, per questo il tracciamento va intensificato per aiutare le scuole che possono essere in difficoltà. E così, proprio nelle ultime ore, il governo ha deciso di mettere a disposizione del commissario per l'emergenza, il generale Francesco Figliuolo, anche alcune strutture del Ministero della Difesa, come ad esempio 11 laboratori specializzati di biologia molecolare, che consentiranno di incrementare i test. E anche il via libera dell'AIFA sui vaccini per i bambini da 5 ad 11 anni dovrebbe servire a incrementare la percentuale di soggetti immunizzati. Ma è lotta contro il tempo, perché con l'avvicinarsi dell'inverno i contagi tendono comunque ad aumentare. Tendenza che però dovrebbe essere contrastata con l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal prossimo 15 dicembre. Su tutto questo noi ovviamente continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti e noi ne daremo conto come di consueto.